né ti devi confondere e saper conoscere se hai consentito o no. Il tuo studio e la tua vigilanza siano rivolti alla rettitudine di intenzioni che devi tenere nell'opera e nel combattere sempre valorosamente e generosamente le arti maligne del cattivo spirito. Pace e bene, cari amici. Mi fa piacere ritrovarmi con voi per ascoltare gli insegnamenti di Padre Pio che ci aiutano ogni giorno a progredire nel nostro cammino con Gesù. È bello sapere che Padre Pio non ha mai abbandonato le anime che a lui si sono rivolte. Anzi, spesso diceva, quando il Signore mi manda un'anima, io non la lascio più. E allora sentirci guidati e sorretti da Padre Pio in questo nostro cammino di cristiani ci incoraggia e ci dà gioia. Il pensiero di oggi, che troviamo sul libretto Buona giornata, è preso da una lettera che Padre Pio invia ad una delle sorelle Ventrella. È un'anima delicata, per certi versi un po' scrupolosa, per cui chiede consigli a Padre Pio, teme di poter offendere il Signore. Teme di non essere gradita agli occhi di amore di Dio. Ed ecco allora che Padre Pio le risponde. Né ti devi confondere a sapere e conoscere se hai acconsentito o no. Il tuo studio e la tua vigilanza sia rivolta nella rettitudine di intenzione che devi tenere nell'operare e nel combattere sempre valorosamente e generosamente le arti maligne del cattivo spirito. Perché Padre Pio le scrive così? Perché questa figliola trepida, perché teme che nelle tentazioni non è così pronta a rigettarle, non è così pronta a liberarsene. E Padre Pio, infatti, poche righe prima scrive così: tu non pecchi nelle lotte che vai sostenendo, hai capito? Purtroppo l'arte del maligno consiste proprio in questo, nel metterci sempre i dubbi e gettarci nello scoraggiamento. Padre Pio è pronto invece a venire incontro a questi dubbi, è pronto a venire incontro ai sentimenti di scoraggiamento dei suoi figli spirituali e li incoraggia dicendo: né ti devi confondere a sapere e conoscere se hai acconsentito o no. Il tuo studio e la tua vigilanza sia rivolta nella rettitudine di intenzione. Sì, quando la coscienza è retta, bisogna andare avanti. Non bisogna perdere tempo. Perché se ci attardiamo, facciamo il gioco del maligno. E invece bisogna andare avanti. Se abbiamo sbagliato, con umiltà, diciamolo e chiediamo il perdono. E allora il nostro cammino non si arresta. Quanto coraggio dalle parole di Padre Pio, quanta forza dalla sua esperienza di vita cristiana, religiosa e sacerdotale. Vogliamo farne tesoro, cari amici, per andare avanti nella nostra vita spirituale.
preghiamo, soprattutto in questo tempo, non trascuriamo il Santo Rosario, la preghiera tanto gradita al cuore di Maria. Facciamo come Padre Pio, non abbandoniamo mai la corona. E allora siamo veramente tranquilli perché saremo vittoriosi. Pace e bene.